Ho vissuto la vita al massimo. Perché no? Il destino di quest'artista fu pieno di avventure, fama e tanti amanti. Era allo stesso tempo appariscente e timido, schietto e riservato. I'm a big ham, really. I just get on a stage and do it. Alcune persone erano disgustate dal suo aspetto insolito, mentre altre, al contrario, ne erano attratte. E il suo talento rimarrà innegabile per secoli. Freddie Mercury. Che tipo di persona era? Quali traumi infantili hanno influenzato la sua vita? Quale album considera il migliore della sua carriera? E perché alla fine della sua vita rimase quasi solo? Benvenuti nel canale del biografo. Oggi abbiamo molte cose interessanti, quindi sedetevi e cominciamo. Freddie Mercury, o Farrokh Bulsara, è un famoso cantante e musicista britannico di origine parsi. Successivamente avrebbe preso uno pseudonimo, ma prima sarebbero passati anni prima che Farrokh, un giovane di innegabile talento, decidesse di cambiare radicalmente la sua vita. Il futuro artista è nato il 5 settembre del 46 a Stone Town, in Zanzibar. A quei tempi Zanzibar era uno stato fantoccio dell'impero britannico. Suo padre, Bomi, era un contabile presso la Corte Suprema di Inghilterra e Galles. Sua madre, Jer Bulsara, era una casalinga e ha cresciuto due figli, Farrokh e sua sorella minore, Kashmira, di 6 anni. Dato che Bomi Bulsara guadagnava bene, la famiglia non aveva bisogno di nulla. Il suo vero nome significa fortunato e il suo sorriso ha conquistato anche i giudici più severi. Un giorno, la madre di Farrokh scattò una foto del ragazzo quando aveva solo 1 anno e la inviò a un concorso fotografico locale. Il giovane Farrokh si è aggiudicato il primo posto, sciogliendo i cuori della giuria. Quando il ragazzo compì 7 anni, si trasferì a Mumbai per studiare in un collegio. Si trovava a 100 chilometri dalla più grande città dell'India. C'erano 2 ragioni per questo. Innanzitutto, i genitori di Farrokh erano di Mumbai e si erano trasferiti a Zanzibar solo per motivi di lavoro del padre del ragazzo. Da quelle parti sono quindi rimasti i parenti di Bulsara, con i quali il ragazzo ha potuto poi incontrarsi nei fine settimana. In secondo luogo, la famiglia di Farrokh apparteneva al gruppo etnico Parsi, che predicava lo zoroastrismo. La loro comunità più grande si trovava a Mumbai. La cultura indiana ha costituito la base dell'educazione di Farrokh. In seguito, in tutte le sue interviste, ricorderà fantasticamente quel periodo della vita. Nei suoi studi, Farrokh si è mostrato uno studente diligente e capace. Ci sono lettere scolastiche ai suoi genitori che parlano dell'alto rendimento scolastico del figlio. La brama di creatività si è manifestata nel giovane fin dall'infanzia. Ha regalato a tutti i suoi disegni, che, a quanto si dice, erano molto belli. Inoltre, Farrokh amava molto il tennis, l'hockey e la box. Nelle foto di famiglia potete vedere un giovane uomo con onore e orgoglio sul gradino più alto del podio dei vincitori delle competizioni sportive. E naturalmente c'era la musica. In particolare c'era la voglia di cantare del giovane. Farrokh si iscrisse al coro della scuola e trascorse lì tutto il suo tempo. Il preside della scuola ha notato il suo amore per il canto. Consigliò ai genitori di portare il figlio a studiare musica ai corsi di pianoforte. Ha anche promesso di concordare un costo accettabile per l'istruzione. Così Freddie iniziò a dedicarsi seriamente alla musica. Nonostante il suo aspetto e il suo talento notevoli, il futuro musicista era un timido bambino prodigio. Uno dei compagni di classe del ragazzo ha ricordato: «Potrebbe suonare qualsiasi cosa». Aveva la capacità unica di ascoltare una canzone alla radio una sola volta e di riuscire a suonarla perfettamente. Poteva cantare qualsiasi cosa, dal rock and roll alla musica classica. Ad esempio, oltre agli Ectics, a scuola faceva parte anche di un gruppo di musica classica occidentale dove 3 ragazzi cantavano in 3 tonalità diverse. E questa è probabilmente una delle ragioni del suono eclettico che creò per i Queen negli anni successivi. La musica pop occidentale ha avuto un'influenza speciale sul ragazzo e quindi, oltre al pianoforte, il ragazzo ha iniziato a padroneggiare la chitarra all'età di 12 anni e ha anche creato il suo primo gruppo musicale, The Hectics, e si è appassionato al rock and roll. Più precisamente, lo ha creato un altro musicista 12enne, Bruce Murray, ma Farrokh è diventato il cantante, chitarrista e protagonista della performance. I ragazzi si sono ispirati a Elvis Presley, Cliff e Little Richard e ad altri musicisti famosi degli anni 50 come Fats Domino, Ricky Nelson e Fabian.
Il suo amico e uno dei membri della band hanno ricordato che i ragazzi avevano deciso di farlo principalmente per attirare le ragazze, cosa che alla fine riuscì bene. Gli Hectics sono diventati piuttosto famosi a Pancigani. Tutti i ragazzi delle scuole della città sono accorsi ai loro concerti e naturalmente c'erano ragazze. Ma la ragione principale del nostro successo è stato Freddy. Era l'unico vero musicista tra noi, ha detto Farhang Irani nella sua intervista. Si esibivano ovunque potevano, compresi tutti gli eventi scolastici. 5 studenti vestiti con pantaloni attillati, cravatte sottili, scarpe a punta e capelli gelati con grandi sbuffi. Secondo i membri della band, Mercury come cantante è stato ciò che ha portato loro la fama locale. E anche se il giovane non era molto bravo a leggere la musica, dedicava tutto il suo tempo libero alla scrittura di nuove canzoni. Lessons when I was in boarding school, and of course I didn't think at the time that I was going to make music my career, but I was always interested in music. I think obviously I had a musical streak, so I used to sing a lot. In quel periodo avvenne il primo cambiamento nella vita di Farhang. È diventato Freddy. Tutto a causa del fatto che i suoi compagni di classe di lingua inglese avevano difficoltà a pronunciare il suo nome. E con un'alta probabilità, un altro motivo era la moda giovanile per tutto ciò che è occidentale. Ma la vita a scuola non era così facile. In un'intervista dell'84 ha detto: «Tutto quello che dicono sui collegi è più o meno vero. Ci sono teppismo, risse, eccetera. Un mio strano insegnante mi ha molestato. È una cosa che porti con te per tutta la vita». Inoltre, Freddy aveva una specificità. È nato con 4 denti in più nella parte posteriore della bocca. Ciò formò il suo famoso sorriso. La sua caratteristica dentale ha gradualmente spinto in avanti i suoi denti anteriori man mano che cresceva. Tutto ha portato al fatto che il giovane veniva spesso deriso e preso in giro a scuola, dandogli il soprannome di Baki, ovvero denti da coniglio. Ma non accadde solo a scuola. La struttura della mascella del musicista lo ha reso oggetto di scherno per tutta la sua vita. Era timido per questo motivo. Si copriva costantemente la mascella superiore con la mano, soprattutto quando sorrideva, e più tardi si è fatto crescere i baffi. Farhang Irani ha ricordato: «Era un introverso, ma sapeva anche essere decisamente divertente quando voleva, come Jerry Lewis, il famoso comico di quei tempi. Era un tipo molto solitario, più felice quando suonava il piano o a scuola d'arte». Freddy non ha mai corretto la sua maloclusione, anche dopo essere diventato una star. Credeva che l'operazione potesse influenzare la sua estensione vocale. Ma i cambiamenti nella vita non erano finiti. Quando la futura star compì 16 anni, Zanzibar ottenne l'indipendenza. Dopo una sanguinosa rivoluzione, la famiglia del giovane fu costretta a trasferirsi nella periferia di Londra a causa di problemi con la popolazione locale. Alla famiglia Bulsara, come a tutti gli indiani residenti nel sultanato, furono concessi 6 mesi per partire. Nella soleggiata Feltham, nel West Middlesex, comprarono una piccola casa con terrazza e si stabilirono lì. Ecco perché Farhang Freddy ha dovuto abituarsi alle nuove realtà. Era molto diverso dai suoi coetanei britannici. Inoltre, il giovane ha vissuto qualcosa di simile a uno shock culturale. «Sono cresciuto in India, dove ho visto la povertà ovunque, ma qui puoi pensare solo alla povertà». Il taglio di capelli corto è stato sostituito da una criniera e l'abito è stato sostituito da jeans strappati e magliette sfilacciate. Ma il ragazzo rapidamente iniziò persino a godersi i suoi nuovi capelli. Nonostante la sua timidezza, Farhang aveva un carisma speciale, quindi poteva facilmente conquistare le persone. E ha trovato rapidamente nuove persone con le quali usciva nelle discoteche fino al mattino, il che ha causato conflitti in famiglia. Una situazione altrettanto grave era la riluttanza di Farhang ad andare al college. Essendosi abituato a decisioni indipendenti nella sua vita, ha rifiutato categoricamente di ricevere una professione seria. Invece del peso di un contabile o di un avvocato, la futura star voleva disperatamente essere creativa. Quindi il compromesso è stato il dipartimento di graphic design dell'Ealing Art College. Lì si interessò alle opere di Jimi Hendrix e Rudolf Nureyev. Ha dedicato anche la sua tesi al primo. Già al college il giovane si è mostrato una persona straordinaria. Ad esempio, un giorno ha realizzato qualcosa che somigliava a dei vestiti con una tovaglia e l'ha portata in classe. «Molte persone pensano che io abbia un brutto carattere,
ma mi piace essere ambiguo e circondarmi di complessi e conflittuali figli di puttana. In compagnia di persone impeccabili mi annoierei. E così il destino ha regalato a Freddy un incontro leggendario con un'altra persona controversa. Durante l'ultimo percorso di studi, il giovane musicista ha incontrato David Bowie. Arrivò al college per un concerto e Freddy lo aiutò con l'attrezzatura musicale. Ha anche messo insieme dei tavoli da pranzo per creare un palco improvvisato. Ciò impressionò David e segnò l'inizio di una lunga amicizia. Dopo la laurea e i conflitti con un vicino a causa della musica ad alto volume, Freddy decise di andare in affitto in un appartamento a Londra e vivere separatamente. La vita indipendente aveva anche i lati negativi. Aveva bisogno di provvedere a se stesso. Durante i suoi studi, Freddy cercò di fare musica professionalmente e si unì persino al gruppo blues Ibex, che alla fine divenne Wreckage. Ma il gruppo si sciolse rapidamente e il giovane musicista si unì al gruppo di Oxford, Sour Milk Sea. Ma anche questo non ha funzionato. All'inizio degli anni 70 anche questo gruppo si sciolse. La conoscenza di Freddy con Tim Staffel fu fatale. A quel tempo era uno studente dell'Imperial College e il chitarrista della band dell'84, in seguito ribattezzata The Smile. Per caso divennero compagni di stanza e Tim presentò il suo insolito amico ad altri membri del trio musicale, Brian May e Roger Taylor. Successivamente avrebbero venduto insieme oggetti di seconda mano. Dopo un po', Tim iniziò a invitare Freddy alle prove e gradualmente divenne un membro permanente dell'ambiente del gruppo. Il successo di quest'ultimo ha seguito un percorso molto variabile. Registrarono il singolo Earth Step On Me per la Mercury Records, che scomparve rapidamente dopo la sua uscita negli Stati Uniti nell'agosto del 69 e un'esibizione al Marquee Club di Londra nel dicembre dello stesso anno. E quando, a causa di problemi con gli studi, Staffel lasciò il gruppo, May e Taylor, senza esitazione, invitarono Freddy a prendere il suo posto. I musicisti erano attratti dall'aspetto esotico del giovane e dal suo amore per gli abiti insoliti. May e Taylor sono rimasti ugualmente colpiti dal senso dell'umorismo e dai modi affascinanti del giovane. May ha ricordato: «Anche allora Freddy sapeva che sarebbe diventato una star. Le sue tasche erano vuote e non c'era alcuna sensazione di successo. Non c'era nemmeno una speranza di successo, ma questo non lo fermò. È andato per la sua strada ed è rimasto se stesso». I giovani hanno cambiato il nome del gruppo in Queen. Alcuni autori ritengono che questo manifesti la natura androgina del musicista e il desiderio regale di successo. Freddy vendeva vecchi vestiti e altri gadget al Kensington Market di Londra, insieme al suo nuovo amico Roger Taylor, per guadagnarsi da vivere e creare creatività. Tra gli oggetti c'erano dipinti degli studenti di Ealing e persino la tesi di Freddy. Inoltre, ha lavorato per un periodo come facchino all'aeroporto di Heathrow. Taylor ha ricordato: «Allora non lo conoscevo ancora come cantante. Era semplicemente mio amico. Il mio amico pazzo. Se c'era divertimento, di solito io e Freddy venivamo coinvolti». Mentre lavorava al mercato, Freddy incontrò di nuovo David Bowie, che stava cercando un nuovo paio di scarpe. Si diceva che Mercury avesse fatto un regalo al musicista, regalandogli le scarpe che gli piacevano dal suo bancone, per le quali Bowie non aveva abbastanza soldi. Già nel 71 i Queen furono la band di apertura degli Yes e il bassista John Deacon si unì a loro lo stesso anno e iniziò la storia ventennale del leggendario gruppo. Pochi mesi dopo, il gruppo di Quattro Elementi tenne il suo primo concerto presso la Cornish Red Cross Charitable Foundation il 27 giugno del 70. Secondo varie fonti, nel 69 o 70, Freddy incontrò la donna della sua vita, Mary Austin. Brian May li ha presentati. Mary lavorava come manager in un negozio di cosmetici. Freddy vendeva ancora vestiti. All'inizio alla ragazza non interessava questo ragazzo così stravagante. Freddy non era come tutti i suoi amici, ma conoscendolo meglio, cadde sotto l'incantesimo della sua influenza e del suo carisma. In una delle interviste ha detto che il giovane non era come nessuna persona che avesse incontrato prima. «Era molto fiducioso e io non lo sono mai stata. Siamo cresciuti insieme, mi piaceva, e da lì è andata avanti». Poiché i Queen non avevano ancora abbastanza soldi, i giovani si riunirono in una piccola stanza, nella quale vissero insieme per qualche tempo. Ma gli addetti ai lavori dello showman non credevano alla loro relazione. Lo stesso Freddy era attratto da personalità non meno eccentriche, ma Maria era diversa.
La scrittrice Leslie Ann Jones, che andò in tournée con la band negli anni Ottanta, scrisse: «Era all'opposto di Freddy, non diceva mai molto. Erano come una vecchia coppia sposata e passavano molto tempo a letto, ma Freddy avvicinava il pianoforte al letto per scrivere canzoni». Freddy ha giocato un ruolo di primo piano nella creazione del concept della band. Ha dato libero sfogo alla sua naturale eccentricità, ispirandosi a Hendrix, Bowie, al glam rock, ai Led Zeppelin e ai progressisti come il gruppo Yes. Il gruppo ha deciso lo stile della musica. L'immagine dei musicisti cominciò a funzionare, ma sarebbe cambiato in seguito. Freddy a quel tempo credeva che i nervi di tutti dovessero essere tesi al limite, specialmente il cantante. Usando le sue capacità di design, Freddy disegnò il famoso stemma dei Queen, raffigurante i segni zodiacali di tutti i membri del gruppo. Un granchio per May, leoni per Deacon e Taylor e una fata sotto ogni leone per Freddy. La fenice dietro protegge i compagni della band e la Q al centro è il simbolo dei Queen. Possedeva anche la paternità della maggior parte delle composizioni. Freddy ha scritto 10 delle 17 canzoni dell'album Greatest Hits dei Queen: Bohemian Rhapsody, Seven Seas of Rye, Killer Queen, Somebody to Love, Good Old Fashioned Lover Boy, We Are the Champion, Bicycle Race, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love e Play the Game. Nel 2003 Freddy sarebbe stato inserito postumo nella Songwriters Hall of Fame per i suoi contributi insieme al resto della band. Il talento e l'abbondanza di opere di loro creazione non erano sufficienti nelle mani dei giovani musicisti. C'era un problema con lo studio di registrazione, senza il quale sarebbe stato difficile pubblicare il prodotto finale. L'amico di Brian, che lavorava al Delane Lee Studios, è venuto in soccorso. Arrivarono a questo compromesso. Dovevano testare l'attrezzatura, esibirsi davanti a potenziali clienti in studio e registrare alcuni buoni singoli per attirare nuove persone. In cambio, i Queen avrebbero potuto usare lo studio per i loro scopi. Roger Taylor ha ricordato che Freddy visitava spesso la sua casa nei primi giorni dopo la formazione del gruppo. La madre di Roger era deliziata dall'aspetto impeccabile del giovane e dal fatto che i suoi vestiti fossero sempre perfettamente stirati. Ma a quanto pare Freddy aveva il suo piccolo trucco per questo. Secondo Roger, dopo averli tolti, li adagiava direttamente sotto il materasso, sul pavimento. Li ha stirati mentre dormiva. Nel 72 Freddy aggiunse lo pseudonimo Mercury al suo falso nome. Le fonti hanno detto che, dopo la formazione del gruppo, Freddy voleva cambiare il suo cognome in qualcosa di degno di una rock star. Secondo Brian May, Freddy scelse il suo nome d'arte dalla canzone dei Queen, My Fairy King, che scrisse nel 73. Il suo testo contiene le righe: «Madre Mercury Mercury, guarda cosa mi ha fatto. Non posso fuggire, non posso nascondermi». Nel 73 cambiò ufficialmente nome. La perseveranza e il lavoro notturno hanno dato i loro frutti. Il gruppo ha firmato il primo contratto con l'etichetta Trident Studios. Nello stesso anno fu pubblicato il primo album dei Queen, che includeva le composizioni classiche Keep Yourself Alive e Seven Seas of Rye, e divenne immediatamente popolare e i Queen portarono il loro tour di debutto in tutto il paese. Freddy ha spiegato l'uscita dell'album con il fatto che i musicisti erano meticolosi nei confronti dei famosi e sceglievano con cura un'etichetta per la collaborazione. «Abbiamo ricevuto grandi offerte, ma siamo stati attenti a non cascarci. Abbiamo considerato tutte le etichette prima di fare la scelta finale. Non volevamo che ci trattassero come un gruppo normale». I primi concerti dei Queen fecero scalpore tra il pubblico britannico. La voce insolita di Freddy e il suo comportamento eccentrico sul palco causarono sia umiliazione che gioia. Nelle prime canzoni è stato rintracciato il desiderio dei musicisti di mescolare stili e una presentazione peculiare del rock familiare, inclusi elementi sia di heavy metal che di glam rock. Durante il lavoro sul primo album, Freddy ha preso parte al progetto Trident Studios, dove, sotto lo pseudonimo di Larry Lurex, ha eseguito cover delle canzoni I Can Hear Music e Going Back. Ma il progetto è stato rapidamente chiuso poiché non ha avuto successo.
I ragazzi decisero di non perdere tempo e pubblicarono rapidamente il loro secondo album nel 74, che registrarono in appena un mese. L'album era una manifestazione della crescita dei musicisti e della ricerca del loro suono. Lì potevi ascoltare armonie distintive e uno stile musicale insolito, tra cui ballate, folk, blues, metal, pop e rock. L'album ha portato il primo tour in America. Inoltre è emersa anche l'immagine visiva del gruppo, quindi è stato deciso di rendere un lato dell'album nero e l'altro bianco. Per realizzarlo, collaborarono con Mick Rock, famoso per le sue collaborazioni con David Bowie e i Pink Floyd. Il lato nero dell'album è stato ispirato dalle fotografie di Marlene Dietrich e quattro teste premute l'una contro l'altra su uno sfondo nero abbellivano l'album. Divenne anche una delle immagini più famose del gruppo, conosciute come teste cantanti. Lo vedremo in Bohemian Rhapsody, girato 2 anni dopo. Tuttavia, la vera popolarità dei Queen arrivò con il loro terzo album, Sheer Heart Attack, anch'esso pubblicato nel 74. Fu lì il primo successo del gruppo, Killer Queen, che raccontava di una ragazza d'élite di basso carattere morale. È interessante notare che, a differenza della maggior parte delle sue canzoni, Freddie scrisse i testi per quella canzone prima della musica. Il singolo raggiunse il numero 2 nelle classifiche del Regno Unito e il numero 12 negli Stati Uniti. Oltre al talento musicale, Freddie aveva chiaramente talento artistico e sapeva come usarlo. Ha capito come attrarre e stabilire un contatto con il pubblico. In parte ciò spiega la popolarità del gruppo. Continuavano ad apparire davanti al pubblico in costumi provocatori, spesso in spandex attillati e scarpette da ballo, con una grande massa di capelli. A loro piaceva produrre spettacoli folli ed eccentrici che ribaltassero al massimo l'idea di performance. I personally just have a good time just fooling around on stage, you know. And that's why I'm not afraid to sort of fall flat on my face, because I mean, you know, coming up with some of the things I wear, sort of over the top. I mean, they have an element of humor which I hope comes across. That's basically what it is now. And if I'm seen to be having fun on stage, I think it kind of comes across. Il giornalista di NME, nello stesso anno, scriveva di Freddie. Freddie Mercury è un ragazzo del tutto normale. Sai quanto è stufo di tutto questo parlare di come i Queen un giorno diventeranno grandi? Si considera già una star, provando l'immagine di una celebrità come un vestito su misura. Un'altra sua peculiarità straordinaria fu usare il microfono senza la base. Accadde per caso, quando durante uno degli spettacoli la base del supporto del microfono si ruppe e Freddie non perse la testa e continuò a cantare. La cosa gli piacque così tanto che decise di replicarla a tutti i suoi concerti. Il gruppo è cresciuto. Un peculiare mix di hard rock e glam rock portò i Queen a un successo ancora maggiore nel 75 con il loro quarto album, A Night at the Opera. Avendo già provato tutti i tipi di stili musicali, hanno finalmente raggiunto il loro suono unico. Comprendeva la famosa operetta rock di 7 minuti, Bohemian Rhapsody. Freddie è stato in grado di dimostrare il suo talento naturale facendo sfoggio delle sue 4 ottave. Era una delle canzoni scritte direttamente da Freddie. L'unicità dell'opera sta anche nel fatto che è stata realizzata, infatti, da 6 parti diverse. Il videoclip è stato girato con una sovrapposizione di volti e riprese, cosa rara a quel tempo. In fact, I love the challenge. I sort of, I love the challenge, and I like doing things that are not part of the mainstream for me. And sometimes, if that works, it works in a very big way. Otherwise, it can be a very big flop. But I'm willing to take that risk. Prima di includere ufficialmente la canzone nell'album, Freddie decise di chiedere un'opinione al suo amico, il famoso DJ radiofonico Kenny Everett. Il DJ dubitava che un brano più lungo di 6 minuti potesse avere successo, ma lo ascoltò comunque. Dopo aver ascoltato, Everett esclamò: «Dimentica quel che ho detto, sarà il brano numero 1 per secoli!» E fu proprio così. Ma il carattere di Freddie si manifestò anche in quella situazione. Quando tutte le radio si rifiutarono di trasmettere l'opera perché troppo lunga, lui non accettò di abbreviarla. Prima dell'uscita dell'album, Freddie sentì di aver creato qualcosa di unico e si rese conto che era risultato decisamente eccentrico. Fu felice della cosa. Ci concediamo un piccolo extra su ogni album, ma questo è ciò che riguarda i Queen. A un certo punto,
capiamo che vogliamo andare oltre ciò che è consentito. La canzone ha vinto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito e ha raggiunto la top 10 negli Stati Uniti. E nel 2002 è stata inclusa nel Guinness dei primati come la migliore canzone della storia. La band ha iniziato a guadagnare soldi dopo l'uscita del quarto album. Prima di ciò hanno speso tutti i loro soldi in spese legali e nella risoluzione di vari contratti non necessari. Uno dei ricordi più belli della band del tour del 75 è stata la loro esibizione in Giappone. Brian May ha ricordato: «Abbiamo avuto un certo successo in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma non abbiamo mai visto tanto fanatismo e adorazione. All'improvviso in Giappone abbiamo cominciato a sentirci delle vere star, come i Beatles e i Bay City Rollers. La gente ci salutava con grida di gioia, il che per noi era una novità». Dopo quei tour, Freddy iniziò a interessarsi alla cultura e alla pittura giapponese. La popolarità dei Queen continuò a crescere tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 con i seguenti album: A Day at the Races nel 76, News of the World nel 78 e The Game nell'80. A Day at the Races era la continuazione del precedente, ma i critici non erano contenti. È stato il primo album prodotto da loro stessi, ma ciò non gli ha impedito di occupare le prime posizioni nelle classifiche di Gran Bretagna, Olanda e Giappone. Gli ascoltatori hanno particolarmente apprezzato i successi We Are The Champion, Don't Stop Me Now e We Will Rock You, ma non poteva oscurare il successo precedente. Successivamente, We Are The Champions e We Will Rock You divennero canzoni distintive e furono eseguite alla fine di ogni concerto. Il 7 ottobre del 79 il vecchio sogno di Freddy divenne realtà. Si è esibito in una serata di beneficenza con il Royal Ballet. Era così importante per lui che accettò un ruolo cameo, cantando solo due canzoni, Bohemian Rhapsody e Crazy Little Thing Called Love, davanti a 2500 persone. Ma la fama cominciava a gravare sempre di più sul musicista. Sulla stampa apparvero articoli poco lusinghieri e rivelatori sulla band e sullo stesso Freddy. Non c'era meno attenzione ai dettagli della sua vita personale. Nelle sue rare interviste non c'era rivelazione né psicanalisi, ma solo toccante tristezza. Ci fu il primo problema nella reputazione dei Queen, legato al loro successo e allo stesso Freddy. Il temperamento caldo e la mutevolezza iniziarono a giocare contro l'immagine di una personalità bohemienne. It's the media basically built me up being a real ogre and a tyrant on stage because the way I come across on stage, you know, I'm very volatile and that's the only part they see of me. I mean, if I don't talk to everybody, so they don't really know the real me. And I don't think anybody will. And how does it show itself? Yes, I have tantrums. I mean, you know, if something's not going right, I throw things. I mean, I could destroy a room in about 3 seconds. I used to be able to, but I mean, I don't do that anymore. Sempre più la passione cominciò a sembrare un business. Siamo diventati imprenditori, contrariamente alle nostre migliori aspirazioni, ma accompagna sempre il successo, ha detto l'artista. Oltre al suo lavoro principale, diventò il produttore di Peter Straker, aprì un'azienda automobilistica e intraprese altri progetti. «Vivo una vita frenetica, il mio lavoro mi dà molta gioia, ma è pur sempre il mio lavoro, e lo prendo molto sul serio. E quando sei teso e molto serio, allora, esteriormente, dai l'impressione di una persona pesante e litigiosa». Freddy spiegò la situazione. Ci furono anche cambiamenti cardinali nella vita personale del musicista. Mary e Freddy vissero insieme per 7 lunghi anni, molto legati, e si definirono addirittura marito e moglie. Ma c'era sempre la sensazione che mancasse qualcosa nella loro relazione. Nel 73 le fece la proposta di matrimonio. «Quando avevo 23 anni, mi regalò una grande scatola il giorno di Natale. Dentro c'era un'altra scatola, poi un'altra e così via. Era come uno dei suoi simpatici giochi. Alla fine ho trovato un bellissimo anello di giada nell'ultima scatolina». Mary rimase così sbalordita che chiese a quale dito mettere l'anello e alla fine ha detto sì. Ma le cose sono andate peggio. A casa non andava bene. Dopo 6 anni di relazione non si parlava più di matrimonio. Gli ho detto: «Sta succedendo qualcosa e io mi sento come un cappio intorno al collo», ha ricordato nelle sue interviste. Quando Mary gli chiese del matrimonio e di un figlio, lo showman rifiutò. «Quanto sarei pessimo come padre». La loro lite si è conclusa con le sue scuse e spiegazioni. Freddy ha confessato alla ragazza di essere bisessuale.
è stato un punto di svolta nella vita personale dell'attore. Tuttavia, Freddie non ha mai dichiarato ufficialmente il suo orientamento. L'opportunità di non ingannare se stesso e la sua amata gli ha sciolto le mani. E Mary finalmente si calmò. Era in grado di capire cosa stava realmente accadendo. «Non dimenticherò mai quel momento», ha ricordato. «Anche se ricordo di avergli detto: no, Freddie, non penso che tu sia bisessuale. Penso che tu sia gay». La coppia rimase amica fino alla morte del cantante. Le comprò un appartamento nelle vicinanze, ma lei trascorreva la maggior parte del tempo nella sua villa a Garden Lodge. Mary faceva parte della famiglia di Freddie. Le lasciò in eredità la maggior parte della sua fortuna di 28 milioni e la casa da sogno georgiana a Kensington. A Freddie piaceva l'idea che Mary vivesse lì con i suoi figli, dato che era il padrino del figlio maggiore di Mary. «Tutti i miei amanti mi hanno chiesto perché non potevano sostituire Mary. Ma è semplicemente impossibile. L'unica amica che ho è Mary e non voglio nessun altro. Per me era mia moglie. Per me è stato un matrimonio. Crediamo l'uno nell'altro. Questo mi basta». Mary è sempre stata sicura che Freddie fosse gay, anche se sarebbe oggettivamente sbagliato definire Freddie un omosessuale dal momento che c'erano sia uomini che donne con cui ha avuto relazioni. Allo stesso tempo, il desiderio di Freddie di una vita sessuale attiva si è manifestato anche durante la sua relazione con Austin. Questi includevano il dirigente discografico Paul Prenter, David Means, lo chef Joe Fanelli, il corriere di HL Tony Bustin e il ristoratore tedesco Winfried Winnie Kirkberger. Eppure Freddie non rinunciò del tutto alle donne. Negli anni Ottanta, tra le sue amanti, c'era l'attrice tedesca Barbara Valentin. Freddie non si limitava alle relazioni serie. Spesso durante il tour faceva avventure di una notte. Go around the world and live in hotels and that can be very lonely. But then that's your I look upon it and I don't want people to say oh, you know. I just say that's my life and it can be a very lonely it can be a very lonely life, but I mean I chose it. Ma col tempo si è spostato verso gli uomini. Città come New York e Monaco avevano episodi gay in cui Freddie, che aveva definito il suo desiderio sessuale enorme e che aveva cantato di essere una macchina del sesso pronta a ricaricarsi, trovava avventure di una notte e altro ancora. Nel 2017 May ha dichiarato al Sunday Times: «Era abbastanza ovvio quando i visitatori del camerino di Freddie hanno iniziato a trasformarsi da ragazze sexy in uomini sexy». Perché Freddie non ha detto apertamente di essere gay? Probabilmente non era semplice. A quel tempo il riconoscimento pubblico dell'omosessualità avrebbe potuto porre fine alla sua carriera e a quella dei suoi colleghi. Per qualcuno che voleva rimanere popolare, far sentire la sua musica e che non voleva allontanare i fan, essere aperto riguardo alla sua sessualità era qualcosa da evitare. Allo stesso tempo c'era una teoria secondo cui Bohemian Rhapsody di Freddie stava per uscire. In questa interpretazione, parole come «mamma, ho appena ucciso un uomo» possono riferirsi alla fine di Freddie rispetto al suo sé eterosessuale, ma ovviamente il cantante stesso non ha mai confermato tale informazione. L'appetito sessuale e l'amore per il lusso lo spingevano a feste selvagge ed elaborate. Per uno dei suoi compleanni ha portato un gruppo di amici sull'isola di Ibiza. Hanno scandito il viaggio con fuochi d'artificio e balli di flamenco. E quel tipo di vita lo trascinava sempre di più. Il suo amore per la vita lussuosa si manifestava, tra le altre cose, nel collezionare opere d'arte. L'artista una volta spese oltre $400,000 in porcellane dipinte a mano. Freddie decorò i salotti e l'ampio atrio della sua elegante casa con pregiati mobili e opere d'arte giapponesi e cinesi, dipinti a olio e porcellane di Dresda da lui collezionate. Are you very, very rich? Oh, I'm extremely rich. Do you like being rich? Of course. What do you do with your money? I flaunt it. What do you do with your money? I spend it. Si considerava un uomo che non era nato per risparmiare denaro. Li spendo, ha detto. È così emozionante. Un giorno chiamò il negozio Cartier e chiese che venisse aperto appositamente per lui e si sentì come Zsa Zsa Gabor. A Freddie piaceva fare doni generosi. Roger Cook, cognato di Freddie, ha raccontato come l'artista ha speso migliaia di sterline per rinnovare la cucina di sua sorella Kashmira. Per lui fare dei regali era emozionante. Austin ha ricordato: «Penso che Freddie abbia raggiunto uno stadio in cui pensava di essere invincibile.
Si convinceva che si stava divertendo e forse in parte era così. Ma penso che in parte non lo fosse. Penso che avesse smesso di essere onesto con se stesso. Molti dei suoi cosiddetti amici erano lì per i biglietti gratuiti, gli alcolici gratis, le droghe gratis, il pasto gratis, i pettegolezzi e ovviamente i regali costosi. All'inizio degli anni Ottanta la band cambiò stile musicale e aspetto del frontman. Freddie si tagliava i capelli, rifiutava i body e aveva i famosi baffi. I Queen divennero un fenomeno internazionale, attirando un'attenzione speciale per le loro esibizioni abilmente coreografate in spazi enormi. I Queen hanno fatto un tour mondiale con l'album pubblicato The Game. Durante questo periodo hanno tenuto 70 concerti. A proposito, Freddie considererebbe l'album il migliore dell'intero periodo di esistenza della band. Amici e colleghi del cantante sapevano quanto la vita fosse difficile per Freddie in quei momenti. Diceva sempre: «Ragazzi, non voglio più andare in tour, non mi piace». Ma non gli abbiamo mai creduto, perché sapevamo che c'era tutto l'altro lato del suo carattere, ha ricordato Taylor. Nell'83 la band si prese una pausa dal tour e annunciò una breve vacanza. Ciò era dovuto a diversi fattori. Articoli sgradevoli sui musicisti iniziarono ad apparire sulla stampa e amareggiarono i membri della band. E ci sono stati anche tentativi da parte dei membri di intraprendere una carriera da solista. Probabilmente i musicisti erano semplicemente stanchi della pressione del pubblico e degli altri. E Freddie non ha fatto eccezione. Credeva che il gruppo stesse rotolando giù da un piano inclinato, che fossero tutti catturati da una routine che non aveva fine. There was a time where we were doing tours so extensively, because I mean we would go into a studio, make an album and then tour the world and then we'd go back and that was the routine. I mean I didn't have any time to actually break away. And we virtually did that for about 8 or 9 years. And that's why the last couple of years we wanted to break away from that format, because I was getting very bored and so were the others, and just to get away and do different things and think about certain things. La tensione era esasperata dal fatto che ogni membro del quartetto poteva scrivere successi e ognuno desiderava esprimersi, e Freddie lo sapeva. Ha detto che ogni membro della band vuole essere una persona a pieno titolo. Ma l'immagine creata, che ha chiamato l'idra a quattro teste, era difficile da distruggere. Tuttavia, erano ancora tutti fortemente legati. Four of us sort of write very different songs, and so it's kind of it keeps us going. I mean, if everybody wrote the same kind of thing and we all appeal to the same kind of people and everything, then it would be a bit boring. I mean, we just have four totally diverse personalities and different egos, and that runs riot, and that's good. So we still fight, and we still fight like kids. La carriera da solista di Freddie lo ha aiutato a mostrare la sua individualità al di fuori del gruppo. All'inizio dell'83, Freddie iniziò a lavorare con i Musicland Studios di Monaco. Insieme al compositore Giorgio Moroder è stato coinvolto in un interessante progetto. Si trattava della creazione di musica moderna per la versione rimasterizzata del film Metropolis di Fritz Lang. Il risultato fu la canzone Love Kills, pubblicata il 10 settembre dell'84. Tra l'81 e l'83, Freddie registrò diverse canzoni con Michael Jackson, State of Shock, There Must Be More to Life Than This e Victory, nel suo studio di casa. Tuttavia, solo una delle tracce, State of Shock, fu pubblicata nell'84 come parte del nuovo album di Jackson. Il motivo era un mistero. Forse c'era un'insoddisfazione generale tra i musicisti. A Freddie non piaceva che Jackson portasse il suo lama in studio e Jackson si lamentò perché Freddie faceva uso di droghe. Nell'85 fu pubblicato il primo singolo del suo album solista, I Was Born to Love You. L'album stesso, intitolato Mr. Bad Guy, fu pubblicato 3 settimane dopo e 2 brani da esso, Made in Heaven e I Was Born to Love You, furono successivamente registrati nuovamente dai Queen per il loro album congiunto Made in Heaven nel 95. But now I think the time has come where I want a whole album of my own, and Roger's done 2 already, so I think most people thought that I would be the first one to have a solo album and then the band, you know, Queen would break up and all that, but here you are, after 13 years, four old ladies are still rocking away. Forse rimarremo un po' sorpresi da questo fatto, ma l'album Mr. Bad Guy era dedicato ai gatti dell'artista, al mio gatto Jerry, così come a Tom, Oscar e Tiffany, e a tutti gli amanti dei gatti dell'intero universo, al diavolo tutti gli altri, ha scritto.
Freddy era così ossessionato dai gatti che li chiamava al telefono durante i suoi viaggi per parlare con loro. Taylor affermò che Freddy non voleva intraprendere troppo una carriera da solista e lo faceva solo per soldi. «Gli siamo mancati un po'. Mi ha chiamato e sono dovuto volare a Monaco per registrare i suoi cori», ha ricordato. «Ma il talento è talento. Mr. Bad Guy ha debuttato nella top 10 delle classifiche del Regno Unito ed è rimasto nelle classifiche per 23 settimane». Verso la metà degli anni 80 le fortune commerciali dei Queen iniziarono a diminuire, ma in quel periodo ci fu un evento enorme che fu giustamente considerato il culmine dell'esistenza del gruppo. Il 13 luglio dell'85 ebbe luogo il concerto Live Aid. Al grande spettacolo allo stadio di Wembley erano presenti 75.000 spettatori e tanti artisti famosi come Elton John, Paul McCartney, David Bowie, Black Sabbath, Sting, U2 e altri ancora. I Queen furono l'unica band che ebbe l'intelligenza di racchiudere tutti i loro successi in un'unica esibizione. Sono stati 17 minuti di successo e trasformazione. Il concerto aveva lo scopo di raccogliere fondi per le vittime della carestia in Etiopia ed è stato un enorme successo. È stato trasmesso in televisione in tutto il mondo. Freddy ha detto che non lo fa per senso di colpa, ma per senso di orgoglio. «Sono orgoglioso che mi sia stato chiesto di partecipare e di poter fare qualcosa in questo settore». La performance della band è stata apprezzata come una delle migliori. Freddy, che indossava una canottiera e jeans, ha acceso il pubblico con grande energia. Aveva migliaia di fan della musica allo stadio di Wembley di Londra che cantavano «We Will Rock You». Ispirato dall'evento, il gruppo ha scritto la hit One Vision. Dopo lo spettacolo, il gruppo ha vissuto una vera e propria estate indiana. Le loro esibizioni hanno riempito gli stadi. Gli album con i migliori successi hanno venduto milioni di copie. Nello stesso anno, Freddy incontrò un uomo con il quale avrebbe avuto una relazione fino alla morte. Era il parrucchiere Jim Hutton. Si sono incontrati in uno dei nightclub gay di Londra e si sono frequentati per 6 anni. Indossavamo entrambi un gilet bianco attillato, jeans blu ghiaccio, e poi ha detto: «Quanto è grande il tuo cazzo?». Nelle sue interviste, Hutton ha affermato di non sapere chi fosse Freddy la prima notte, ma di averlo scoperto solo dallo chef del musicista. «Preferivo gli uomini più in carne, dalla vita in giù Freddy era uno stecchino, ma c'era qualcosa in lui». Freddy la pensava diversamente e ha proposto con insistenza a Jim una relazione. «Mi ha inseguito», ha affermato. Il mondo di Freddy ha affascinato Hutton con la sua novità e stravaganza. That's what my love is. I think my love is dangerous, I mean. Di conseguenza, nell'86, Jim si trasferì con Freddy al Garden Lodge. Allo stesso tempo, l'artista ha continuato per qualche tempo i rapporti con altri uomini e continuava a fare uso di cocaina, anche se non così tanto, secondo i ricordi del suo fidanzato. Inoltre Jim lasciò il lavoro e accettò un lavoro come giardiniere per la Mercury per 600 sterline al mese. Freddy ha fatto del suo meglio per separare queste tre parti della sua vita, lavoro, Hutton e famiglia. Per questo motivo la sua famiglia vedeva in Jim il giardiniere del figlio. Avrebbe potuto preoccuparsi di come il coming out lo avrebbe influenzato a livello professionale, ma non l'ha fatto. Entrambi pensavamo che la nostra relazione e l'essere gay fossero affari nostri. L'amante si sarebbe preso cura del frontman negli ultimi giorni della sua vita e più tardi avrebbe pubblicato un libro di memorie sulla loro relazione, intitolato Mercury and Me. Il 12 luglio dell'86 i Queen si esibirono nuovamente a Wembley come parte del Magic Tour a sostegno dell'album A Kind of Magic. Al concerto hanno assistito oltre 120.000 persone. Nonostante il peggioramento della salute, Freddy continuava a intrattenere il pubblico. Dopo aver eseguito tutti i suoi successi, Freddy, come al solito, è uscito davanti al pubblico in vestaglia, con in mano una corona. Il 9 agosto, lo spettacolo finale del tour a Knebworth fu l'ultima esibizione dei Queen con Freddy. Ma a quel tempo gli altri membri del gruppo non lo sapevano. Freddy si lamentava sempre di più della sua salute, ma nessuno sapeva cosa stesse accadendo. In quel periodo l'artista si allontanò dalle persone e desiderò maggiore privacy. Alla fine della sua vita si circondò di un piccolo gruppo affiatato di amici di cui sentiva di potersi fidare.
Non si sapeva se ciò fosse dovuto alla premonizione di un disastro imminente, ma Freddy ridusse il più possibile la sua cerchia, al punto da licenziare quasi tutta la servitù. C'erano una governante in visita, Austin, che periodicamente andava a trovarlo, e Hutton. Cessarono anche i rapporti sessuali occasionali. In un'intervista lo ha spiegato con il desiderio di solitudine, spazio e realizzazione creativa della sua eccitazione. «Il sesso è stato divertente per me, ma ne ho abbastanza. In me ha vinto la praticità e non mi manca la mia vecchia vita». I primi sospetti che il cantante fosse malato apparvero già nell'86. La stampa apprese che Freddy avrebbe fatto un test per l'HIV. Ma finora nessuno sapeva della possibile malattia della star. E ufficialmente non ha confermato i sospetti fino agli ultimi giorni della sua vita e ha continuato a lavorare sodo, soprattutto da solo. Freddy registrò due canzoni per il musical Time dell'86, l'omonimo Time e In My Defense. E nel dicembre dell'87 pubblicò il brano The Great Pretender, che era una cover di una canzone dei The Platters. Nel marzo dello stesso anno, Freddy incontrò Montserrat Caballé a Barcellona e le regalò una cassetta con alcune delle sue canzoni. Colpì così tanto la famosa cantante d'opera che Caballé ne cantò una in un concerto a Londra e all'inizio di aprile hanno lavorato insieme su un album. Già a maggio, Montserrat e Freddy hanno eseguito Barcellona al festival musicale che si è svolto sull'isola di Ibiza, nel famoso Q-Club. L'8 ottobre dell'88, al festival La Nit di Barcellona, ebbe luogo la seconda rappresentazione di Freddy e Caballé. Hanno eseguito tre canzoni, Golden Boy, How Can I Go On e Barcellona. Start the celebrations, the Fu l'ultima esibizione di Freddy. A quel punto era già gravemente malato di AIDS. Ma nonostante le sue condizioni ha continuato a scrivere canzoni ed è riuscito a realizzare bozze per altri tre album del gruppo. Quindi gli album The Miracle e Innuendo furono pubblicati durante la vita di Freddy nell'89 e nel 91. Prima della sua morte Freddy ha lavorato in studio con i Queen. Questi lavori furono pubblicati nel 95 su Made in Heaven, l'ultimo album della band, che già utilizzava registrazioni della voce del cantante. Inoltre, il frontman ha partecipato attivamente alle riprese di videoclip per alcune canzoni dei primi due album. Sfortunatamente, le clip dell'album Innuendo sono state girate in bianco e nero per nascondere le sue condizioni, ma possiamo vedere un corpo emaciato e magro e un viso pallido. Non c'erano dei tour tradizionali a supporto dei nuovi dischi e i Queen hanno addotto delle scuse per aver deciso di deviare dal solito formato. Il famoso cantante morì il 24 settembre del 91. Un mese prima della sua morte riuscì a registrare il leggendario The Show Must Go On, che divenne il suo addio a questo mondo. Negli ultimi anni della sua vita, Freddy fu ricordato come tormentato, raramente visto in pubblico, disteso nel lusso tra gatti e gioielli. L'anno dopo la morte dell'artista, i Queen tennero un concerto di beneficenza in memoria di Freddie Mercury e il denaro raccolto, oltre 20 milioni, fu devoluto alla lotta contro l'AIDS. Anche decenni dopo, il famoso artista è considerato il più grande frontman di sempre. E francamente, la band non si è mai avvicinata alla grandezza di un tempo senza Freddy. La sua immagine è stata immortalata sui francobolli britannici. In suo onore furono realizzate statue e targhe commemorative. Il suo magnetismo raccoglie ancora estimatori da diverse parti della Terra. Mike Moran ha scritto di lui: «Dovremmo ricordarlo come uno degli artisti più iconici del XX secolo. È un grande uomo e ha scritto grandi canzoni. È semplicemente unico. Non so come dovrebbe suonare il suo epitaffio, ma dal mio punto di vista era una persona creativa. Il suo senso dell'umorismo, lo stile esecutivo, le composizioni, l'ambizione e il coraggio, era tutto davvero originale». Sappiamo che alcuni di voi vorrebbero conoscere ancora più dettagli e fatti sulla malattia e sulla morte del grande artista. Volevamo svelarvi il più possibile di questo periodo difficile della vita di Freddy, quindi abbiamo deciso di dedicarvi un video a parte. Per guardarlo, clicca sull'icona sullo schermo. Come ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita il leggendario showman? Chi ha infettato Freddy con una malattia mortale? E cosa sappiamo riguardo al suo funerale? Clicca sul link e scopri tutti i dettagli e, come sempre, qui il biografo.
metti mi piace a questo video se ti è piaciuto e a prestissimo. Now the most important thing to me is to be happy, to be honest, to have fun.